un immobile che recupera la sua funzione iniziale, quella che ha sempre avuto, cioè di essere spazio che accoglie i più piccoli di Poggi Ponzio, e non solo, perché saranno spazi a disposizione della Valdelsa. Oggi la restituiamo alla comunità come spazio per il doposcuola, come punto di riferimento per l'educativa di strada, come spazio residenziale per i minori che dovranno, ahi noi, essere allontanati dai nuclei familiari. Quindi uno spazio è un luogo importante, caro a questa comunità, che sarà ulteriormente valorizzato, centrale, che è un pezzo appunto del progetto di recupero che guarda i più giovani della Valdelsa. E qui si svolgeranno attività sociali importantissime per la presa in cura dei minori, di coloro che possono trovarsi, diciamo, in una condizione di difficoltà o di disagio, insomma, no? Ed è importantissimo associare la qualità urbana dei territori con la qualità delle attività sociali e quindi anche delle relazioni sociali che si costruiscono. Io credo che questo sia un elemento importantissimo, perché noi dobbiamo salvaguardare anche i sistemi di welfare locale, che servono anche a prendersi cura delle persone che possono avere anche momentaneamente bisogno, possono vedere una condizione di disagio, a partire ovviamente dai più giovani, a partire, diciamo, dai minori, perché noi dobbiamo da una parte saper costruire attorno, diciamo, alle fasce più bisognose della popolazione una rete di protezione e allo stesso tempo dargli anche qualche opportunità, diciamo, di riscatto, e questa struttura va in questa direzione. Uno spazio veramente in gestione associata che raccoglie tutta la filiera dei minori, da quelle che sono le attività di aggregazione ad accesso libero, a quelle di supporto alle attività scolastiche, ma anche a supporto alla genitorialità. E questo ovviamente con una prosecuzione della linea che abbiamo già sia nel centro famiglie Baobab a Colle Valdelsa sia in piazza Gerini, che va a completare effettivamente con una struttura nuova che per noi, per la Valdelsa, ancora non esistente, che è quella della comunità per minori al piano di sopra.